Buon pomeriggio a tutti. Inauguriamo oggi uno spazio social con il sindaco di Vibi Valentia, che saluto, Gianni De Simone. Una chiacchierata per affrontare, diciamo, ciò che l'amministrazione sta facendo, qualche problema risolto, qualche opera che si sta programmando, ma saranno, diciamo, incontri mirati che a cadenza settimanale o quindicinale. Partirei con un abbraccio alla famiglia Fasano per questa tragedia che ha colpito e ha sconvolto tutta la comunità di Vibi Valentia negli ultimi giorni. Effettivamente quello della famiglia Casale è davvero stato un colpo duro per la nostra cittadina. Ci siamo davvero tutti quanti, siamo rimasti senza parole, sotto shock in certo qual modo. Quindi ci sono state le sei, abbiamo partecipato come amministrazione, però ovviamente il dolore è immenso, noi ci affianchiamo al dolore dei genitori di tutta la famiglia, ma tutta la comunità, soprattutto quella di Bravone, è stata presente proprio al funerale. È un momento davvero drammatico. Sindaco, passiamo all'attualità. Vibi si avvia, come anche altri comuni, verso, diciamo, lo status di Covid-free. Il centro vaccinale cammina a ritmo abbastanza sostenuto. Quali sono i dati? Soprattutto se c'è stata una vaccinazione che ha riguardato i maturanti. Beh, diciamo che parlare di Covid-free, come hanno fatto in vari comuni, anche dei colleghi, è una parola un po' troppo grossa, perché poi siamo ancora alle prime dosi, in primo luogo per tutti, e questo invece è un ritardo che stiamo subendo a livello nazionale, non soltanto qui a Vibi Valentia. Però si è partiti, grazie al ciclo vaccinale qui a Vibi Valentia, siamo riusciti a fare ben 4.200 dosi, oggi saranno fatte altre 200, quindi si sta procedendo. Bisogna dire alla popolazione che però chi fa il vaccino, la prima dose, non è totalmente immune al Covid, quindi bisogna utilizzare quelle che sono comunque le prescrizioni che abbiamo vissuto in quest'anno e mezzo, un anno e mezzo davvero difficile e terribile per tutti quanti noi, e per una ripresa con la quale si auspica, che le attività commerciali stanno davvero in sofferenza, dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. La prima dose ti dà una forma di protezione, però dobbiamo aspettare la seconda dose per avere poi una protezione completa all'85-90%. E anche in quel caso però bisogna sempre dire che anche se sei vaccinato non rischi diciamo la vita in certo qual modo, però puoi sempre avere il Covid, può succedere il Covid, quindi bisogna comunque continuare ad avere quelle che sono utilizzare le misure di precauzionali. Però devo dire che stiamo andando avanti, stiamo lavorando davvero bene e su questo devo ringraziare l'ASL, devo ringraziare la parrocchia di San Giovanni, il parroco Luigi, parroco Don Mario Masullo, che ci ha dato lo spazio presso il centro pastorale Don Luigi Mariano. Abbiamo aperto questo centro con grande entusiasmo, soprattutto di tutta l'amministrazione, devo dire grazie a tutti gli assessori e consiglieri che si stanno prodigando in queste ore, soprattutto poi alla Protezione Civile Atlanta, dei quali stanno veramente facendo dei turni di lavoro serrati, facendo sì che ci si mantengano le distanze, ma anche creando i calendari, seguendo quelle che sono le esigenze e collaborando e poi arrivando l'ASL di Vibi Valentia. Un'informazione tecnica: alcuni cittadini sono sottoposti al vaccino fuori comune ancora prima dell'apertura del centro vaccinale di Vibi Valentia. Cosa avviene con la seconda dose? Beh, in effetti questo è un problema che riguarda l'ASL regionale e tutto il territorio. Purtroppo chi si fa la prima dose, non lo so, in un comune vicino o in quei centri ad aperti sporadicamente, purtroppo si deve tornare in quello che è il centro dove è stato vaccinato la prima volta per il richiamo. Ho fatto una lettera assieme all'assessore Antonello Capozzolo l'altro ieri, proprio per chiedere la possibilità di. Ci sono tanti vedesi, ad esempio, che sono andati a Maiori all'inizio, adesso il centro hub di Maiori sarà spostato a Tramonti, quindi dovranno andare in piena strada a Tramonti. Effettivamente c'è una difficoltà, però è proprio un'organizzazione a livello sanitario nazionale ed è un problema grande, ma basta pensare anche che poi anche a livello nazionale su questo si deve fare anche un accento politico.
le ASL regionali sono divise, la sanità spetta alle regioni, quindi se io facevo il supplente a Modena e ho fatto il primo vaccino a Modena, devo per forza di cose tornare lì perché addirittura non vengo registrato nell'ASL regionale di appartenenza come quella della Campania. Questo è proprio un dramma della sanità nazionale, in cui si vede poi che alcune scelte fatte dalla parte politica, soprattutto in questo caso la Lega Nord, ci ha dato delle difficoltà poi in seguito a mantenere quella che è la situazione sanitaria nazionale, e quindi ci sono delle divergenze enormi. Questo è un problema che stiamo soffrendo, perché ci sono alcuni giovani che lavoravano al nord Italia, abbassano un po' la mascherina perché non hanno più respiro, i quali devono tornare apposta e appositamente per farsi il richiamo del vaccino. Questo è qualcosa di assurdo, perché non risulta nella piattaforma della regione Campania. Queste sono difficoltà e anomalie che credo effettivamente lo Stato deve intervenire, almeno in questo caso di sanità così grave, di emergenza sanitaria nazionale e mondiale. Non è possibile pensare effettivamente che si mantengano ancora delle suddivisioni tutte regionalistiche che abbiamo qui da noi. Ancora di più poi in questo caso il fatto che ci sono delle divisioni comunali dei vari centri app, se fai il vaccino a Maiori giustamente non sei collegato alla piattaforma di Viri, quindi devi ritornare lì dove hai fatto il vaccino. Quindi, su questo credo che facendo quella lettera abbiamo indirizzato anche al Presidente l'onorevole De Luca, spero che al più presto possa attivarsi per dare una risposta ai cittadini, che effettivamente nascerebbero delle difficoltà grandi. Due domande in uno, sempre riguardanti i vaccini. Quanto resterà aperto il centro vaccinale di Viri sul Mare? E poi, considerata la buona partecipazione anche degli operatori turistici, si inizia a vedere i primi turisti, quindi c'è una sorta di ripresa dopo il periodo di pandemia e con l'avvio della campagna vaccinale. In effetti il centro vaccinale rimarrà aperto fin quando avremo la necessità di vaccinare la popolazione, ovviamente verifichiamo in quanto altro, si pensa almeno altri 6 mesi, poi dobbiamo valutare quella che è se c'è la necessità di fare eventuali richiami dopo 6 mesi o 9 mesi, poi bisogna verificare in base ai vaccini e quello che sono le prescrizioni mediche, forse si dovrà rifare altrettanti richiami, non so quando effettivamente si chiuderà o il centro vaccinale. Per il momento è aperto, c'è la garanzia che resti aperto, quindi non ci sono difficoltà in tal senso. Fin quando servirà, noi lo manterremo qui a Viri sul Mare. Per quanto riguarda invece la situazione turistica, si sta iniziando a movimentare un pochino il territorio, stanno iniziando a rivedersi dei turisti, però anche qui c'è stato un errore forse di valutazione anche da parte del governo, perché quando hanno fatto l'ultimo decreto legge, che diceva che fino al 31 luglio c'era il coprifuoco fino alle 10 di sera, lì c'è ovviamente da capire che gli stranieri in particolare, con la Positana Amalfitana, la Positana a Vietri, il grosso della fetta turistica, almeno quella là, che stanzi almeno una settimana erano stranieri, hanno dirottato le loro prenotazioni su altri luoghi come la Grecia o la Croazia, e qui credo sia stato fatto proprio un errore di valutazione. Adesso si sta ricominciando, è una ripresa lenta. Dico la verità, ci sono anche degli stranieri, però la maggior parte sono stranieri che vivono a Roma, a Napoli, con la Nato, e quindi non è che abbiamo ancora una vera e propria affluenza di turistica a cui eravamo abituati. Si sta ripartendo. Con la vaccinazione credo che anche con quello che sarà con la Green Card e quant'altro, lasciando un pochino più aperti ci sarà la possibilità di aumentare. Quest'anno sicuramente, però non dobbiamo aspettarci delle super richieste, però più o meno si inizia a vedere qualcosa. Dal Covid all'ambiente, per un primo tagliando della raccolta differenziata, l'amministrazione comunale ha immaginato tempo fa un nuovo calendario sia per le utenze domestiche sia per i grandi utenti. Come sta andando? Beh, in effetti qui è stata fatta una scelta di cambiare, in certo qual modo, di migliorare quello che è la raccolta differenziata, perché avevamo delle problematiche serie. A dire il vero, a un certo momento storico Vitri era la maglia nera per quanto riguarda la raccolta differenziata, perché non erano state fatte e non erano state mantenute almeno alcune situazioni, alcune regole. A un certo punto, riaprendosi quelli che sono i confini, le stagioni
una bella stagione, ma anche e soprattutto rivedendo quello che era stato il dopo Covid, dobbiamo darci una regolata, perché abbiamo fatto questo calendario che è un pochino, tengo delle copie qui, diciamo ha portato delle modifiche, e su queste modifiche ovviamente ci stiamo lavorando, non è detto che sia qualcosa ancora di fisso, tutto si può modificare e migliorare, però di certo prima si era abituati a fare differenziato purtroppo tutti i giorni, questo accadeva da qualche anno, anzi da parecchi anni, anche con quello che era un famoso secondo giro che veniva fatto sul territorio per togliere i rifiuti dalla strada, questo ha portato poi alla cattiva educazione dei nostri concittadini. E il miglioramento su questo, quello che si è pensato, diciamo, in linea di massima, è quella della raccolta del cartone. La raccolta del cartone l'abbiamo portata 3 volte a settimana, c'è stato un pochino di malumore perché molti cittadini dicono perché il pomeriggio vado a lavorare. Anche su questo si può portare qualche modifica sugli orari di conferimento, semmai prevedere un giorno settimanale dove le utenze domestiche possono, un altro giorno settimanale in cui le utenze domestiche possono gettare il cartone, nelle parti del centro storico, perché è difficile di prevedere delle aree, quando il corso Umberto e il corso San Marino al momento e quando è arrivato i lavori, il corso di Raido, che sono quelle più con affluenza turistica maggiore, semmai prevedere dei punti d'accolto proprio del cartone fuori da queste aree. Però il dato qual è? Con la vecchia raccolta avevamo in media 9 quintali, 10 quintali settimanali di cartone. Oggi ho parlato proprio con gli uffici, mi hanno detto che con questo metodo 3 volte a settimana abbiamo raggiunto qualcosa come 24-25 quintali di cartone settimanale, quindi quasi triplicata la raccolta del cartone. Dove andava questo cartone? Questo cartone andava nell'indifferenziato, perché c'è la cattiva abitudine di gettare tutto nell'indifferenziato. L'indifferenziato viene considerato quasi un libera tutto, Andrea. Cioè praticamente io getto tutto quello che tengo, vado nell'indifferenziato perché viene considerato così. Automaticamente l'indifferenziato è aumentato a dismisura, quasi del 170% in discarica, che significa che da, precisamente non ricordo, da 110 euro, da 115 euro, si è arrivato a 280 euro a puntale. Automaticamente capisci che la bolletta per tutti i cittadini, per tutte le attività commerciali, arrivava alla pari, arrivava a un livello massimo, effettivamente insostenibile anche per le attività economiche. Facendo così, e ti dico già, l'esempio del cartone, noi abbiamo recuperato 16 quintali più o meno a settimana di cartone, che poi tra l'altro il cartone viene ripagato ai comuni, quindi c'è anche un guadagno da parte del comune in certo qual modo. Mentre la differenziata sta scendendo, questo l'indifferenziata sta scendendo, quindi questo è un dato che farà salire con la quota della differenziata. Abbiamo aumentato i giorni di umido, c'è un giorno per la plastica lattina, per dire che l'aiutante ha chiesto sempre all'ufficio di aumentare un giorno per plastica multimateriale, proprio perché, e questo è quello che poi mi rivolgo soprattutto ai grandi utenti, i quali si lamentavano in questi giorni, dice, ma io con l'indifferenziato come faccio? E gli ho fatto capire, questo è il messaggio importante, che l'indifferenziato in effetti all'interno dell'indifferenziato non va messo di tutto, ma vanno messe soltanto cose come lamette, pannolini, carte umide, ma cose veramente minime che non produce un ristorante. Invece avendo più giorni di umido e avendo più giorni di plastica e lattine, credo che anche i ristoratori, se inizieranno a fare una raccolta corretta, avranno dei benefici anche loro e soprattutto non avranno bisogno di questi indifferenziati. Io spero che con questo sistema, abbiamo iniziato anche a fare i controlli e partiremo proprio sui controlli sull'indifferenziato, perché nell'indifferenziato se troveremo umido o altro materiale lì si faranno i verbali, perché ripeto l'indifferenziato è secco, indifferenziato. Ed appunto in conclusione sì. Se un appello alla cittadinanza, perché poi l'amministrazione arriva fino a un certo punto, la repressione altrettanto, quindi ci vuole la collaborazione un po' di tutti quanti, soprattutto con l'avvento della stagione estiva. Ma l'appello alla cittadinanza, bisogna iniziare a educare prima noi stessi, prima i nostri figli. Purtroppo con le scuole non si è potuto regolare bene il messaggio, a settembre partiremo anche all'interno delle scuole con una campagna di sensibilizzazione. Sensibilizzare quelle che sono le attività commerciali, riuscendo a creare un sistema. Ovviamente non si può pensare al 100%, ma raggiungere dei livelli, attualmente credo il nostro obiettivo sarà almeno il 60-65%,
eravamo scesi sotto il 30, eravamo davvero in una situazione disastrosa. Già arrivare per il 2021 al 60-65% sarà una grande vittoria di tutti i cittadini riesi. Quindi l'appello qual è? Facciamo la differenziata, perché miglioriamo il mondo in cui viviamo. Grazie Sindaco, grazie. Noi diamo appuntamento alla prossima puntata con il filo diretto o con la chiacchierata con il Sindaco di Vieti sul Mare. Grazie a quanti ci hanno ascoltato o visti, alla prossima.